direttore che purtroppo per impegni pregressi non sono potuti essere presenti in sala. Basta, mi auguro che la serata possa rispondere alle aspettative di tutti voi e di tutti noi. E basta. Allora, come vedete sono saluti molto veloci, lo saranno anche i miei. No, io invece vi saluto a nome del festival, del gruppo, del comitato organizzativo del festival delle donne dei saperi di genere, che come sapete stasera qui festeggia la sua chiusura e non è ancora tempo di bilanci perché abbiamo quest'altra serata, però devo dire che finora siamo molto 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 contenti di come sono andate le cose, perché abbiamo fatto degli incontri bellissimi, abbiamo discusso cose interessanti, novità, e anche appunto il nostro obiettivo, che era quello di far dialogare saperi diversi, linguaggi diversi, mi sembra abbondantemente raggiunto per tanti aspetti. Quindi noi siamo davvero molto contenti, speriamo di riuscire a continuare a fare questo festival, perché noi siamo quest'anno la quarta edizione, ma dico qui anche, insomma, ringrazio pubblicamente tutte le persone che lavorano nel comitato, perché lavorano tutti assolutamente gratuitamente, con grande impiego di energie, di volontà, di intelligenza, solo per la passione di fare le cose. Abbiamo appunto fatto questo festival con risorse molto molto piccole, però siamo davvero molto molto contenti per quello che siamo riusciti a ottenere. E quindi stasera chiudiamo con l'ultimo incontro, l'ultimo evento organizzato dalle due ragazze che hanno in qualche modo costruito il percorso dentro la mediateca e che è stato uno dei passaggi fondamentali del festival. Questa è la rassegna che si è chiamata Forme Mobili. E, quindi in qualche modo nasce il festival proprio da questo stare assieme, da queste collaborazioni. Qui ci sono tutte le amiche di Arci Lesbica, tra cui anche Valeria Stabile, che ha rappresentato Arci Lesbica all'interno del comitato. Devo dire che anche con loro c'è una collaborazione bellissima, abbiamo fatto tante cose belle insieme e, insomma, diciamo, da parte nostra c'è tutta la più ampia volontà e disponibilità a continuare a farlo, appunto, se riusciamo a mantenere in piedi questo piccolo, questa, come dire, piccolo insieme di energie e un, diciamo, anche qualche risorsa non guasterebbe, perché anche, insomma, poter continuare a sostenere il festival non è cosa da poco, né per chi lo fa, ma soprattutto appunto per queste persone giovanissime, come sapete, a proposito, insomma, di vite precarie, vivono nella precarietà, per cui, insomma, mi sembra anche giusto e doveroso che, visto che si impegnano tanto, si trovino anche delle occasioni per dare loro opportunità che non siano soltanto di mettere in gioco le proprie passioni. Contentissimo di avere questa anteprima regionale, che è stata una pura fortuna per certi aspetti, perché Martina ha lanciato l'idea e, come ci confermerà tra un po' Simone, siamo stati tra i primissimi, le primissime in Italia a provare a coinvolgere Simone nella presentazione di questo film che è appena uscito, quindi è veramente un'occasione fortunata. Grazie per essere numerosi, per essere sempre stati con noi, per averci seguito in queste giornate, perché veramente è stato molto molto bello, molto piacevole avere questa possibilità di relazionarci. Do subito la parola a voi due, non so chi, e grazie ancora di tutto. No, io volevo solo ringraziare la Puglia Film Commission che ci ha dato questa opportunità, perché noi abbiamo partecipato ad un bando e la Puglia Film Commission ha dato un piccolo contributo per la realizzazione della rassegna, e poi ovviamente la Mediateca, che è sempre a Puglia Film Commission, però gestita, insomma, da Angelo, Alessandra e Giuseppe, che, insomma, ci è stata abbastanza vicini, ci sono stati vicini per l'organizzazione e poi tutta la parte logistica. E, vabbè, passo la parola a Martina e poi a Simone, e buona serata. Beh, io dico giusto due parole. Allora, questa scatola che vedete qui
è il vostro contributo per una nobile rivoluzione. Ossia, una nobile rivoluzione, il film di Simone, ha lanciato una campagna di crowdfunding in rete per sostenere le spese per pagare i diritti d'uso sui materiali d'archivio di cui è composto il film, per poter permettere al film una diffusione, una distribuzione su larga scala. Quindi per chi volesse contribuire, vedrete questa scatola in giro per la serata, insomma sarà prima qui, poi la metteremo fuori nel tavolo dove ci sarà un piccolo buffet, di modo che potremmo poi raccogliere quello che voi volete donare e fare una donazione a nome di Proiezione Bari sulla piattaforma dove stanno raccogliendo i soldi online. Stasera vedremo prima Dalla testa ai piedi, che è un cortometraggio, dura circa mezz'ora, e poi il lungometraggio Una nobile rivoluzione su Marcella Di Folco, e adesso vi presento Simone che vi racconterà meglio di cosa si tratta, e alla fine del film potremo discuterne meglio, se ci saranno domande, ci racconterà anche dei suoi progetti futuri, su cosa sta lavorando adesso, per concludere poi con un buffet DJ set promosso ad Arci Lesbica Mediterranea Bari. Simone. Che devo dire? Ciao. Sì, possiamo... Perché? Per il suono? E niente, vediamoci i film insieme, sono due documentari, uno di mezz'ora, uno di un'ora, in tutto 2 ore di visione, sono due documentari che forse in qualche maniera si parlano, però ha senso secondo me che dopo io dica qualcosa se voi anche, quindi io farei così, buona visione.